Bene e benvenuti su Git bar. nuova settimana e nuovo episodio qua nel nostro bar degli sviluppatori. Ormai il caldo sta arrivando, l'estate sta arrivando, il mio obiettivo è quello di coprire tutta la stagione estiva con gli episodi, ce la metteremo tutta, vediamo un po' perché tra un po' si parte in vacanza e come solito e come ormai da ascoltatori... Di fiducia sapete, giù in Sardegna non ho una connessione bellissima, ma farò di tutto per eh, farvi compagnia sotto l'ombrellone. Per chi eh, va al mare sotto l'ombrellone e per chi rimane da solo in città in ufficio, triste davanti al suo monitor, farvi lo stesso compagnia. Insomma, può anche essere una cosa. Gradita o carina, detto questo, e bando alle ciance. Vi ricordo rapidamente i nostri contatti: info.chiosciola.github.it e repo su Twitter. Oggi sono solo, quindi ahimè, vi devo ricordare il del nostro gruppo Telegram, gruppo Telegram che ormai eh, vola dove si parla di tutto abbiamo parlato di, di, di gaming di giochi abbiamo parlato di, di monitor ieri insomma eh, si, si parla veramente di tutto e di più per cui se non vi siete iscritti e io lo so che non vi siete iscritti perché vi vedo se non l'avete fatto beh fatelo perché è un modo per entrare in contatto con tutti i membri della nostra bellissimissimissimissimissima community. Benvenuti su GitBar, il podcast dedicato al mondo dei full-stack developer. I mezzo artigiani, i mezzo artisti che ogni giorno infilano le mani nel fango per creare, nel modo più efficiente possibile, quei prodotti digitali che quotidianamente usiamo. E' proprio partendo dalla community che voglio presentarvi il eh, super ospite di oggi Membro di Gitbar nel quale sono super orgoglioso Ma anche full stack developer per Flowing eh, Fa talk internazionali è Admin di diverse community E soprattutto è innamoratissimo di Javascript e io lo so, come si può essere innamorati di JavaScript? Eh, non ho una spiegazione logica a questo, ma sono anch'io preso da quell'amore senza se, senza ma. E, e anche preso benissimo, come diremo dalle nostre parti, dalle tecnologie di, 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 di front-end. Beh, dopo tutta questa introduzione non posso che dirvi il nome, sono con Giorgio Boa. Ciao Giorgio! ciao ciao è un piacere essere qui e volevo salutare tutti gli ascoltatori eh, hai detto bene sono un appassionato e sono innamorato di javascript e so bene il, il fastidio che hai ogni tanto quando parliamo di javascript delle sue magie che avvengono tante volte dietro le quinte però se pensi a un matrimonio dove magari le cose non vanno sempre bene però alla fine ci fai pace per me è un po' così con JavaScript, io conosco i suoi difetti e me li faccio andare bene. Eh, guarda, mi è venuta in mente un'immagine veramente bruttissima, no? Cioè, il fatto è che con JavaScript è un matrimonio proficuo, nel senso che genera reddito, quindi se vuoi far soldi, sposati con JavaScript. <ride> <ride> no, scherzi a parte Oggi con te vogliamo provare a dare un'occhiata uh, a Svelte E non solo, perché poi parleremo anche di altre cose Tieni presente che io Svelte non l'ho... Um, cioè, de devo ammetterlo L'ho provato a tipo la puntata 2, 3 Una delle primissime puntate di Gitbar Poi, sai... Non si può stare dietro a tutto, qualcosa lo devi mettere da parte. E Svelte è stato uno di questi. È per questo che con, ho un, con super piacere mi piace chiacchierare, mi piacerebbe chiacchierarne con te. Però, la prima domanda è come sei arrivato a livello professionale a JavaScript, e poi come sei arrivato a Svelte? Ok, allora a JavaScript sono arrivato creando, passando un po' da quelle applicazioni che facevano sia la parte backend ma anche la parte grafica, a un certo punto è arrivata tra virgolette la moda del web application, quindi delle single page application e così eh, all'interno del mio team sono stato uno dei primi a mettere le mani eh, su JavaScript e da lì è nato l'amore a livello di, di Svelte invece è un progetto eh, che ho seguito da, che seguo da tempo e l'ho seguito ancora quando non aveva il supporto a TypeScript ancora nella versione 2 adesso siamo arrivati in una versione 3 avanzata e TypeScript eh, visto che la community lo richiedeva mh, fortemente è stato adottato era il caso no? sì 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 secondo me, secondo me è il caso soprattutto in in grossi progetti ha il suo perché mentre eh, mi piace ancora sporcarmi le mani con il vanilla javascript eh, se ci sono dei progettini così da, eh, da one man project diciamo ma come fai eh, io allora, non dovrei dirlo no però ci credi che se devo fare che ti dico un tool a linea di comando che mi boh, scrive i capitoli dentro lmp 3 come ho fatto io non riesco più a fare un, un, un progetto javascript senza i tipi, sarà un qualcosa di, di, di malato non lo so, però boh, veramente mi viene difficile lavorare su progetti do, in, in, in plain javascript al lavoro mi capita no, anche di mantenere di, 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 di fare PR librerie open source eh, che dove i tipi, I TypeScript non è First Citizen, no? dove ci sono i file di tipi che risolvono grossomodo i problemi, però stai lavorando con JavaScript. È, è veramente. Cioè, mi pesa. Sì, è vero. Cioè, adesso ultimamente sto seguendo un progetto per un cliente eh, per il quale stiamo creando una, una pagina per appunto, misurare le performance in vanilla HTML, CSS e JavaScript. E proprio nella parte di JavaScript quando andavo a sviluppare il codice effettivamente mi sono reso conto che l'amico che ti siede a fianco che si chiama TypeScript che ti avvisa che eh, magari la variabile non è stata dichiarata o che la funzione accetta tot parametri invece che altri eh, mi mancava. Quindi Esatto, cioè quando, quando saltare qua e là per vedere cosa realmente stai passando e se glielo stai passando bene, poi con TypeScript ci fai appugno un giorno sì e l'altro pure se ti spingi un po' avanti no? perché eh, inizi a mettere roba tipo as undefined as string, de de dei mostri inguardabili giusto per controllare, però se rimani nel giardino centrato di TypeScript e non provi a, a, a utilizzare delle librerie con typing con typings fatti, fatti male grosso modo cioè, hai una dev experience eh, della madonna diciamoci la verità però ritorniamo a Svelte allora tu sei arrivato a Svelte provenendo da altri framework front-end, giusto? sì allora precedentemente avevo utilizzato per anni Angular sia nella versione JS per poco tempo e per più tempo diciamo la versione quella nuova che ormai non si può più dichiarare nuova, perché siamo arrivati a una versione, se non sbaglio, la 14. E no, no, ultimamente... Ho visto, stavo... visto con quante versioni lasciamo, pensavo che fossimo arrivati anche alle tre cifre. Ti dico la <ride> <ride> Poi sono passato a React e eh, infine, viste eh, le performance dichiarate di, di Svelte, mi sono, mi sono appunto buttato su questo nuovo compilatore perché effettivamente a tutti gli effetti... Non, non facendo utilizzo del Virtual DOM come eh, React, eh, utilizza la fase di compilazione per andare a generare del codice che poi a tutti gli effetti è reattivo. Quindi se noi andiamo a dichiarare una variabile o una funzione che poi cambierà la nostra variabile, il compilatore, siccome stiamo scrivendo in una sintassi che lui capisce, dietro le quinte va a generare del codice vanilla JavaScript, quindi degli Even Listener eh, che vanno a, a, in maniera reattiva a modificare il nostro DOM. Questo è un po' il vantaggio di Svelte che al momento lo differenzia da eh, librerie come React. Adesso ti faccio una domanda un po' cattiva, te l'avevo detto no? che sei stato un po' un po' rompiballe, quindi sopportami per quello che sono. Ehm, ma oggi chi usa Svelte? Secondo te lo fa davvero per la performance o la performance è uno di quegli elementi che butti sul tavolo per vendere la macchina nuova, che è la macchina elettrica, poi scopri che ha tipo 3 km di autonomia e poi devi andare a, a, a benzina? Cioè allora... il valore della performance. Tu, tu sei uno pragmatico, non mi capisci quando dico a livello di business, il valore della performance è veramente una cosa che assume così tanta importanza. Da, da, da poi riconoscere e, e, e garantire sponsorizzare la posizione che Svelte ha si è ritagliato in questi anni? Allora, inizialmente è stato sponsorizzato come un qualcosa che. Faceva delle performance la sua carta vincente. Di fatto, però, io eh, punterei sulla semplicità perché, eh, proprio fin da, dai primi momenti in cui ho iniziato a guardare la documentazione di Svelte, ho capito che poi eh, non si, di non si mh, distanziava tanto da, da React ed è molto, molto semplice utilizzarlo. Questo permette di inserirlo anche in pagine di, con vanilla HTML e far rendere reattiva solo una singola parte della nostra, della nostra pagina. Infatti, inizialmente il creatore di Svelte lo utilizzava ai fini giornalistici, cioè le testate giornalistiche. Invece di andare a eh, mostrare dei contenuti statici per i loro articoli, l'andavano anche ad arricchire con. Eh, delle parti grafiche che rendevano meglio l'articolo stesso, infatti, molte testate giornalistiche sponsorizzano Svelte, e ho visto alcuni talk eh, che appunto pubblicizzano il fatto che lo utilizzano in produzione. Sì, io su questo sono particolarmente opinionato. Ne abbiamo parlato quando, in, in una contramete. No? Io ho avuto delle esperienze nel mondo dell'editoria. Sia come giornalista che poi come, come ingegnere, e in realtà, eh, dal mondo dell'editoria, è bellissimo vedere come ancora prima che i micro front end diventassero buzzword, venivano applicati perché ehm, esistono dei team ed esistevano dei team che si occupavano di fare delle aree specifiche dell'articolo. I siti nel mondo dell'editoria sono strutturati e i CMS sono particolarmente blindati, però per alcune parti ti, permet ti permettono e ti permettevano di montare dei componenti, degli elementi, componenti lo diciamo io e te adesso, però per loro erano degli elementi multimediali dove all'interno di quel multimediale era compreso anche HTML, CSS e del JavaScript. Avere quindi Qualcosa di modulare che si potesse includere era un, un plus interessante in termini di approccio rispetto a un approccio on omnicomprensivo alla Angular 2 e successivi. Eh, e questo è stato, ti dico la verità, uno dei motivi per cui io mi avvicinai a React provenendo da Angular perché React fondamentalmente era ci butti dentro la libreria di React ci butti dentro quello che serve per parsare il JSX anche a runtime e boom, Fantastico! Tutto fu funziona perché lo stai montando su quel particolare div che c'ha lì di componentino del piffero. E... e questo è diciamo uno dei motivi per cui ehm, Svelte è... è stato adottato nel in... mondo editoriale. Però c'è anche un passaggio che non so quanto possa essere interessante no? il fatto che essendo compilato quello che scippi con Svelte dal engineering team è visto come un javascriptino custom o potrebbe essere visto così quindi è probabile che ai, ai, agli albori il fatto di voler compilare e scippare una robina senza un sidecar di libreria che ti fa che poi c'è perché ci sono una serie di funzioni helper che che aiutano però riducendo al minimo ah, al minimo poteva essere anche un modo a, non lo so eh, per gestire la relazione tra engineering team e multimedia team che si occupava dello sviluppo di questi blocchi sì 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 in pratica mh, riuscire a far risultare che di fatto era solamente JavaScript e non c'era un um, overhead di libreria appresso. Effettivamente okay. è una carta vincente, anche questa. Ti volevo chiedere, per quanto riguarda il eh, compiler, è scritto in JavaScript? Allora, ho avuto modo di, di vedere appunto nei primi esperimenti che facevo con Svelte, mi ero anch'io domandato se era fatto con JavaScript. E sono andato a vedere gli internals della libreria. Nello specifico mi ero soffermato nella parte di eh, rimozione delle classi CSS inutilizzate. Quindi, se noi abbiamo un file CSS con 50 classi, ma poi ne utilizziamo solamente 10, lui nell'output finale mi tiene solamente i 10, quindi mi toglie via tutto il CSS non utilizzato. E quella parte lì dove mi ero soffermato era in JavaScript. Poi andando a vedere nel dettaglio, anche il resto della compilazione avviene eh, con JavaScript, appunto. Eh, mi, sai cosa mi stupisce? Il, um, il fatto che, per esempio, questa cosa della, um, del cleaning no? delle classi non utilizzate. Fosse fatto con, um, direttamente con un compiler che è quello di Svelta al posto di usare, che ne so, tool come Post CSS o, o simili, no? io Post CSS lo uso con, con Tailwind. Lui cosa fa? Va a, va a leggere nei miei componenti le classi che sto usando e poi purga tutto, tutto quello che non serve. E Quindi mi chiedevo, insomma, perché se, se l'avessero scritto nativo proprio nel, nel, nel core compiler di, di Svelte, questo era, era un dubbio, ma <coughs> ogni tanto ne esco con, con, questi, con questi punti interrogativi senza senso. Ma... Volevo chiederti. Eh, prima hai detto che una delle cose che ti piace di Svelte è la sua semplicità quali sì. sono gli siccome so che hai lavorato anche in altri framework, Angular, React come ci hai detto prima no? in cosa lo vedi più semplice? allora innanzitutto mh, la sintassi che è un single file component quindi hai la parte di JavaScript, la parte di CSS e la parte di HTML in un unico file, a me onestamente non dispiace. So che molti non sono amanti della cosa, però a me onestamente non dispiace. E, e poi a livello di semplicità è perché mh, le API che ti fornisce sono veramente, eh, veramente fatte bene. Abbiamo una parte di, addirittura abbiamo la parte di state manager che ci viene offerta direttamente dalla libreria. Quindi possiamo agganciarci in maniera reattiva al, allo store che lui ci, ci mette a disposizione. Anche la parte di animazioni è fornita dagli internals del, di Svelte stesso. Quindi tutta una serie di API che ti rendono facile il suo utilizzo. Non ci sono use effect o altre cose da dover inventarsi o dei layer sopra. Al singolo componente da doversi eh, preoccupare. Ok, uh, in realtà quello che io mi chiedo è: si percepisce che è più semplice? No? Eh, io però, tu lo sai, sono fortemente opinionata, avrei dovuto mettere un disclaimer all'inizio della puntata, sap come ben sapete Mauro difenderà fino alla morte eh, Reacta anche quando non avrà ragione, ma lui lo difenderà a prescindere. Eh, no, mh, volevo dire, in realtà eh, parte della semplicità, come, come hai ben evidenziato, viene dal fatto che esistono meno alternative, no? Eh, hai parlato di state manager. Avendo sì. uno state manager out of the box, tu non, non, non devi, o almeno chi approccia per la prima volta a Svelte non è costretto ad andare a vedere come funziona Redux, poi vedendo Redux trova altri 70 state manager, poi per sbaglio capita in una pagina di, di documentazione vecchia, trova Flux e non capisce... Che cosa si è perché si è ancora là e poi trova altri 70 approcci? E questa è la famosa react fatigue. No. Eh, e quindi parte della semplicità viene, viene, viene da, proprio da, da, da un numero limitato di, di, di possibilità, ma allo stesso tempo, però, questo numero limitato di possibilità non può essere limitante cioè tu hai lavorato con, con React e con Angular e hai avuto modo con React di selezionarti lo state manager che più ti stava comodo di usare i CSS e tutto lo styling come preferivi se volevi usare Emotion, se volevi usare Style Components se volevi usare CSS Modules e poi ti ritrovi no? ah, uh, nel, nel, nel mondo Svelte e dici ok lo styling si fa così, style aperta eh, parentesi angolare che usa parentesi angolare, bom. Il template engine è così, Boom. Il, il codice JavaScript è così, boh, fine. Non l'hai mai percepito come un limite? Allora, diciamo che comunque le varie librerie che sono scritte in JavaScript sono comunque integrabili. Se pensi ad esempio a Valtio che è uno state manager che si utilizza in React, nulla ti vieta di poterlo utilizzare anche in Svelte, perché comunque è del, del vanilla JavaScript che tu puoi utilizzare all'interno della tua applicazione. Quindi, in realtà, eh, Svelte ti offre la possibilità del suo state manager. Poi, se eh, a te non sta bene, puoi comunque andare a utilizzare delle alternative. Che magari nel tempo ti sei consolidato comunque il tuo team è consolidato nel suo utilizzo chiaramente è magari eh, meno consigliato però nulla ti vieta di poterlo fare chiaro però capisci bene che dandoti un'opzione out of the box è, è, è come Angular, no? una situazione dove tu prendi, lanci il primo comando, il progetto è setappato e quello è, è quindi anche più facilmente gestibile e soprattutto più raramente avrai lo stimolo e l'autonomia no? di andare a cercare un nuovo state manager o di, 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 anche, anche solo guarda, di, 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 di avere uno stimolo per la ricerca di un'esigenza no? e, e io questo lo capisco. Io questa, questa, questo um, rilasciare un, un, un compiler, uh, chiamiamolo non lo chiamerei neanche framework perché eh, se no il fondatore si incazza perché lui dice che il framework senza framework. Quindi... Però eh, questo viene un po' dalla storia di Svelte. No? Svelte um, viene, da, da, come abbiamo detto prima, dal mondo editoriale. Svelte nasce fondamentalmente e diciamocelo per degli sviluppatori che avevano già il loro framework perché gli sviluppatori che hanno approcciato la prima volta con Svelte, se non mi sbaglio, al Guardian e prima e al New York Times poi erano degli sviluppatori che avevano D3 e D3 di per sé e il suo bel framework con la sua bella complessità, e, e quindi non avevano. Bisogno o voglia di un ulteriore overhead, no? Perché eh, sappiamo com'è il nostro carico cognitivo, e, e credetemi, di 3 o 3JS, che erano le tecnologie sono le tecnologie usate per questo tipo di contenuti, hanno già il, il, la loro dote di, 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 di carico cognitivo che si portano portano appresso, quindi questo lo capisco bene. Però non posso d'altro canto neanche dire che ehm, quando tu ti trovi in una situazione ehm, lascamente opinionata, poco opinionata, come quella di React, che è una giungla, che è una giungla se ci arrivi con un certo livello di, di seniority, a quel punto c'è da divertirsi. Perché c'è da divertirsi. Eh, Un'altra cosa che Tra l'altro, per collegarmi alla questione del livello di seniority, ho notato è il fatto che molti usino come punto di vendita di Svelte il fatto che ehm, scrivere Svelte può far percepire di utilizzare il Java. Mi viene difficile da spiegare, però. Fare un componente svelt, la parte di, 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 di scripting ti dà la sensazione di utilizzare JavaScript, punto di, di, di non avere niente attorno. No, il fatto di inizializzare, che ne so, le, le properties del componente con let e così, cioè è un, un, po', un po' ti dà quella, quella sensazione di dire OK, sto usando JavaScript. E la mia domanda cattiva è: ok, Svelte è facile, ha anche una certa dev experience apprezzabile, però non ci sarà un po' troppa magia? Cioè, la reattività fatta come la fa Svelte? Il, il, il fatto di passare le properties semplicemente inizializzandole con let nel componente non sarà un po' troppa magia? Allora, no, qui non mi trovi troppo d'accordo nel senso che, ok, capisco... Lo te eh, l'ho fatta apposta <ride> la domanda <ride> eh, Qui capisco appunto che dichiarando la variabile con, con let o comunque con il dollaro per la reattività insomma ha tutta una sua sintassi per andare a coprire determinate casistiche però ad esempio se pensi a linguaggi tipo Spring Boot dove si utilizzano le annotation io non lo vedo tanto diverso dall'utilizzare un annotation scrivere il codice in un determinato modo noi lo stiamo scrivendo così perché poi il compilatore dietro le quinte sa già come reagire e che codice preparare la stessa cosa è per le annotation che si usano in Spring Boot io metto che ho c'è la controller, so già che dietro le quinte magicamente mi verrà fatto del lavoro per me. Quindi non lo vedo tanto diverso come concetto. Non so cosa ne pensi. Eh, no, io sono contro qualunque tipo di, di annotation, proprio a, a percezione, non, eh, secondo me, ma, ma è una questione proprio di, di, di gusto personale quindi non, non la prendo come battaglia io ragione tu hai torto, N non lo dirò mai questo, anche perché per anni mi ci sono riempito il frigo scrivendo annotation su Symphony, quindi insomma, e Symphony ne ha di annotation volendo, eh. Eh, però tutto questo ragionamento, la metaprogrammazione per questo tipo di ragionamento vi rimando a un altro episodio che inserirò nelle note dell'episodio nel, dell dove... Parlammo proprio di metaprogrammazione. Ma sai, io lo capisco. No? Uh, ok, ha, uh, Svelte ha la sua sintassi. Uh, Svelte utilizza il dollaro per registrare un listener. Ok, ma se io dico Svelte è buono per. è molto utile per l'entry level, l lo sviluppatore entry level che è un po'. Uno dei selling point, diciamo ce l'ho per Svelte, no? Io leggendo in giro ho letto, no? È un ottimo framework front-end, framework non framework, aperta, chiusa parentesi, eh, anche per chi, soprattutto per chi vuole iniziare. Eh vabbè, ma se, se io voglio iniziare, ma Cribio, questo dollaro, vabbè che è più conciso, ma se utilizzi un ad event listener, eh, probabilmente... O, o, o comunque una sintassi più vicina a JavaScript che è uno sforzo che ha fatto React e che è uno sforzo che in qualche modo sto vedendo su SolidJS che comunque pare abbracci più JavaScript e meno custom, uh, custom code rispetto a, a Svelte pur secondo me sposandone la stessa filosofia in un modo diverso e, e secondo me Poteva essere, essere una, una, un approccio migliore, però è una mia opinione da ultimo della classe e, 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 e ci sta. Capisco, mi riconduco sempre no, alla, alla, al punto di partenza di Svelte. Svelte viene da un mondo dove devi ridurre al massimo l'overhead perché registrare un event listener se puoi usare un dollaro prima del nome della variabile o, o dopo, adesso non lo ricordo, forse prima. Sì sì, ho capito cosa cos intendi Secondo me mh, fa della sua semplicità Come hai detto prima la carta, Una delle carte vincenti eh, Ha queste annotazioni che non tutti piacciono Tipo l'export, l'et Il nome della variabile Per dichiarare una prop in ingresso Il dollaro per sottoscriversi Ai cambiamenti E ai cambiamenti anche dello, dello store eh, I watcher sono qualcosa di inguardabile da. dollaro due punti aperta graffa e ti decchi Ma eh, comunque secondo me al di là poi della, della sintassi che può piacere o meno eh, rispetto agli inizi quando ho iniziato a seguire Svelte adesso sempre più aziende incominciano a utilizzarlo e a richiedere eh, che gli sviluppatori poi lo sappiano padroneggiare e questo, eh, secondo me, è una cosa, un, un buon segnale per gli sviluppatori di Svelte, appunto, per chi gli piace questo, questo strumento. E io lo vedo abbastanza semplice da poter insegnare anche a uno junior che mi arriva in azienda. Nel senso che spiegare un Angular, invece, lo vedo un po' più complesso, anzi, molto più complesso. Eh, Angular si porta dietro... Tanta, tanta logica opinionata a eh, RxJS che sicuramente non aiuta la curva di apprendimento quindi non vedo perché no eh, l'utilizzo di Svelte lo, lo capisco, lo capisco e, e soprattutto, ripeto, io sì sono opinionato però riconosco il grande passo che è stato fatto da Svelte e ci voglio ritornare in realtà Svelte abbiamo detto che possiamo... In, in, posizionarlo come da una parte un compiler e una companion library che, che lavora con, con lui. E il ragionamento è che, dato un componente svelte c'è un compilatore che lo trasforma in codice JavaScript, vanilla JavaScript reattivo, re, eh, e, e quindi lo, lo evolve, lo, 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 lo trasforma. E gli permette di insomma aggiornarsi adesso l'approccio che utilizza React è molto diverso. No? Utilizza un virtual DOM, quindi fa una sorta di fotografia di quello che è il DOM, fa una modifica sulla fotografia e poi riconcilia facendo le operazioni sul DOM che sono quelle più, più esose a livello di, di, di costo computazionale. No? Quindi cambia solo quello che è realmente cambiato. Per fare questo tipo di approccio, in realtà eh, si è dovuti eh, per forza abbracciare una cosa che si chiama one-way data binding. Quindi io cambio un valore Serve di nuovo un ciclo che mi aggiorna il, il Virtual DOM, cambia quello che deve cambiare e poi fa gli aggiornamenti sul DOM. Quindi riconcilia dalla fotografia. Ecco, quello che in realtà con Svelte non succede è che fondamentalmente Svelte è come. Eh, L'idraulico che collega tutti i tubetti tra le variabili, i template e le cose, poi apre l'acqua e non deve riverificare tutti i tubetti, ricollegare tutti i tubetti, vedere quale tubetto sta passando. No, quei tubi sono ormai connessi e collegati e l'applicazione viaggia così, che è una cosa fighissima in realtà. È molto bella e soprattutto molto più performante rispetto a, a un Virtual Dom. Ma che abbraccia anche un concetto di two-way data binding, cioè il fatto di poter collegare due elementi che utilizzano lo stesso valore che cambia nel tempo e questi due elementi siano sincronizzati. Adesso, perché tutto questo pappone? Perché, dalla mia esperienza, specie in un ambito di juniority no? <ride> se così si può, si può definire eh, alto quindi dove ci sono tanti junior sembra la tua il data binding sembra qualcosa di oh, mi risolve tutti i problemi io collego questo a questo boh, finito bellissimo salvo poi in realtà talvolta creare dei problemi perché perché se con react tu hai un flow in una sola direzione, quindi anche è anche più facile da tenere a mente quello che sta succedendo. Nella nostra RAM mentale, col way data binding quel livello di complessità cresce. Quindi in fase di sviluppo, hai mai percepito il, il carico mentale. Di tenere a mente appunto tutte queste relazioni, te lo dico perché è una cosa che io ho percepito lavorando nel mio penultimo progetto su Vue. Sì, nel senso che, comunque, quando sono andato a sviluppare le mie applicazioni Svelte ho mantenuto le best practice del one way data binding. Ho comunque creato un, un service di astrazione per comunicare con il mio state manager. Quindi Sebbene Svelte mi permettesse di fare determinate cose, sono andato a scegliere eh, le migliori, eh, le best practice per andare a implementare l'applicazione, perché appunto memore degli, eh, degli esperimenti, degli errori fatti in passato, di come magari anche React e Angular eh, decidono di eh, farti strutturare l'applicazione. Anche le nuove applicazioni che sono andato a sviluppare con Svelte ho mantenuto le stesse best practice. Quindi non so se ti ho risposto un po' alla domanda, nel senso che sebbene lo strumento mi permettesse di fare determinate cose, internamente al team e anche poi alle persone che eh, sono mid e facciamo crescere all'interno dell'azienda, cerchiamo di impartirgli come eh, le best practice migliori per sviluppare. Chiaro, chiarissimo, lo so, Giorgio. Tu non te l'aspettavi che io, anzi, lo sapevi che io ero ero così, così opinionato. Però in realtà devo dire che non mi dispiace, Svelte. Non mi dispiace affatto. Il Uno dei però, problemi che io ho è che in realtà adoro JSX. È ritornare a lavorare con una. Mm, Logica di templating eh, mi dà un po' quel flavor twig che <ride> tanto è stato presente nella, nella, mia, nella mia vita passata, no? E invece il JSX e il fatto di poter embeddare del JavaScript all'interno dei template è tanta roba. Io so che tu, come hai detto prima, abbiamo ripetuto più volte, hai lavorato sia con React che con Angular, eh, come ti poni? È? Qual è la tua percezione? Perché qua parliamo di, di, di lato personale, no? di, di gusto personale. Come ti poni verso il, uh, il fatto di utilizzare delle custom uh, template uh, elements per fare i loop, gli if uh, e non poter embeddare in modo spinto del JavaScript come invece si fa con JSX? Allora, beh, eh, JSX ha un suo perché nel mondo, nel mondo Angular, diciamo che faccio uno switch mentale. Poi quando utilizzo, eh, scusate, ha il suo perché nel suo mondo React è un lapsus e in Angular e in Svelte, invece, ho il mio mindset e cerco di appunto sviluppare come eh, è stato richiesto da, dallo strumento. Mm, non, a me onestamente fare questo salto non, non mi crea troppo fastidio. E poi se vuoi portare la logica di eh, Svelte, quindi la compilazione per evitare il Virtual DOM, hai giustamente tirato in ballo Solid per quanto riguarda React, che riporta i concetti di Svelte, li riporta però nel mondo React a un suo modo. So, se hai avuto modo di provarlo. Se... Sì, Cosa sì, ne sono ah, mi piace. Eh, ci sono delle cose che ancora non capisco in termini di API, di scelte che sono state fatte eh, anche nelle naming convention che non mi, non mi suonano, però secondo me è un, 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 un buon passo. Ecco. Dovendo utilizzare un, un, un framework compilato. Non so se è giusto definirlo così, ma un compila framework, un, un, un framework, uh, Non lo so, uh, dovremmo coniare un neologismo. Per questo, ecco proverei SolidJS anche se lo reputo ancora un po' immaturo eh, non lo utilizzerei per un progetto enterprise dove andrei dritto con React e Virtual VirtualDOM e chi se ne frega se ci mette il, il, il 70% più di un altro framework o, o, o libreria uh, piccola nota a margine Oggi utilizzeremo la parola framework, libreria e compiler in modo completamente intercambiabile. Chi usa sì. margine, margine? No, in modo da, da, da puntualizzarlo, perché poi alla fine sono strumenti che sono diversi. No, però poi alla, a fin dei conti, in un modo o nell'altro, ci portano tutti allo stesso obiettivo. No, quindi mh, talvolta utilizziamo con leggerezza questi termini. Per cui, ritornando a Solid, sì, eh, probabilmente ci farò un side project giusto per, per, per vederlo. Mi sembra una, una buona esperienza e mi sembra che appunto molte delle critiche che io sollevo su Svelte siano in qualche modo un po' aggiustate e sistemate nel, nell'ecosistema Solid. Sì, poi hai detto bene: tutto dipende dal, dal contesto, nel senso che se noi abbiamo un'applicazione Angular che ci mette quei due secondi in più a caricare, però effettivamente una volta caricata serve per un back office di eh, un'azienda, un ha poco senso star lì a guardare le performance, magari conviene eh, pensare più ai benefit che mi dà una eh, un determinato tool. Infatti con Angular la parte di eh, form è, molto, è fatta moltissimo molto bene e quindi alla fine se io ho tanti form nella mia applicazione potrebbe essere la scelta giusta per evitare di, di sbattere su mille e mille problemi. Se poi è un back office poco importa se carica in due secondi in più rispetto a uno Svelte che eh, è più reattivo. Differente invece se abbiamo, dobbiamo creare un blog post o un giornale, come abbiamo detto prima, dove la reattività spesso fa la differenza. Io a livello editoriale, detto tramette, non so quanto userei Svelte oggi o andrei di Web Components. Se proprio, proprio è Shadow DOM. Se proprio devo essere, devo essere sincero, ma... Bo cioè non posso dire in realtà che Svelte non è un ottimo prodotto cioè mi, mi violenterei a dirlo però allo stesso tempo mi rendo conto che molte delle cose che reputo fighe tipo non dovermi preoccupare della reattività in realtà con Svelte mi devo preoccupare della reattività con View mi devo preoccupare della reattività con Solid mi devo preoccupare della reattività. Una cosa che grazie al Virtual Dom era completa: cioè, un, uno sviluppatore che approccia React non ci pensa neanche a studiarsi la reattività, potrebbe non sapere che cos'è RXJS o, o, o cosa sia proprio il paradigma. Eppur sviluppare. Per cui mi chiedo: sì, Svelte è semplice è della stessa Critica che muovo verso Vue, no? Vue è semplice, è un par di ciuffoli. Io sono ritornato a Vue 3 dopo X anni che lavoravo su React, un po' di mesi fa, e ho condiviso con voi le bestemmie perché eh, eh, usare i ref quando si è abituato a utilizzare solo le variabili perché tanto il componente viene refresciato, eh, è uno switch mentale che devi fare, una cosa in più da, da preoccuparti. Capisco però che comunque ha il suo perché, cioè io svelte me l'immagino in un contesto di ehm, editoriale o, o, di, o di questo tipo e secondo me va da Dio. Ho qualche difficoltà, aiutami eh, a, a capire se si tratta di un bias o no. A ah, immaginarmi la dashboard fatta completamente con Svelte. Per esempio, a livello di Form, come ci si muove con Svelte? Le Form abbiamo le, le librerie che ci vengono in aiuto da poter inserire all'interno all di Svelte stesso. E abbiamo tutta una pletora di librerie da poter utilizzare, non solo per i Form, ma anche per lo styling. Abbiamo la parte di Material e quant'altro. Secondo me è un tuo bias, perché ho lavorato per una famosa azienda francese che vende articoli sportivi, qui non posso fare il nome, ma penso abbiate capito tutti, e la parte web è eh, in Svelte, proprio perché comunque Svelte ti permette di essere, mh, di essere verso l'approccio amico front-end, cioè caricare la parte di JavaScript al volo, a runtime quindi di fare un po' quelle eh, cose che con altri strumenti è un po' più difficile fare. Loro sono molto contenti di, di utilizzarlo, anzi lo, lo hanno segnato tra i loro requisiti interni, quindi le nuove applicazioni che vanno a sviluppare le vanno a sviluppare proprio con, con Svelte. Mm, interessante, eh, io, io in realtà sono fortemente... Vittima dei miei bias da questo punto di vista, però lo ammetto, quindi cerco di, 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 di superarli. Eh, è uscito Sveltekit, quindi server side rendering. Sì. <ride> Cosa eh, sì, mi sì. dici? Allora, secondo me, sebbene ti permetta di scrivere. Del, dello Svelte, Svelte lato server ancora è un po' forse immaturo prima si chiamava Sapper, adesso si chiama SvelteKit ha fatto un po' di evoluzioni strane per arrivare al punto dove adesso se dovessi eh, scegliere uno strumento per fare server side rendering adesso andrei su Next uh, JS ad occhi chiusi proprio per la maturità che eh, ha assunto nel corso del tempo. Svelti, Svelkit ancora non lo vedo in grado di eh, essere in grado di equiparare quello che riesco ad avere con Next Next.js. Chiaro, nonostante su Next.js potrei rimanere ore a parlarne male... Eh. E, e nota a margine, provate a fare progressive announcement con Next.js e poi vedete quanto use eh, e quante funzioni tipo Not yet stable function you, eh, dovete, dovete chiamare per far finta di farlo funzionare. Su questo probabilmente faremo un episodio di non fate server side rendering usando React. Questo sarà il titolo, ma. Eh, <ride> eh, per cui da questo punto di vista pensi che, eh, vabbè, non siamo ancora a una 1.0, quindi non è uh, maturo. Però uh, una cosa che ho visto a livello di promozione di SvelteKit è che un po' lo vendono come, come Next.js, quindi vendono un po' più la dev experience rispetto alla parte di server-side rendering, no? Parlano di router, parlano di pagine create come. Svelte Component e io mi chiedo: sì, va bene, ma un framework full front-end non può utilizzare questo approccio senza mettere in mezzo il server-side rendering? Eh, cioè, è bella do domanda, <ride> se io dovessi togliere perché è una cosa che mi chiedono, se io dovessi togliere il server-side rendering da Next, sarebbe un bellissimo. Uh, framework fatto usando React è opinionato eh, sì, sì, sì. questa, è, questa è, la mia, è la mia percezione e, e vedendo su cosa è, è, come è, è, è promosso SvelteKit ho oh, lo stesso questa promozione, questa sensazione no? che i punti che tocchino che toccano la dev experience e che attirino siano 90% questi e 10% il server side rendering, che comunque rimane un problema, comunque rimane un costo per le aziende, comunque secondo me la community in generale no, del front end deve affrontare in modo più serio e strutturato. Sì, tra Next e Svelte Kit, comunque entrambi eh, hanno un, un server loro proprietario in JavaScript. Quindi eh, a livello di performance, non saprei dirti effettivamente chi ne esce vincitore. Probabilmente nessuno dei due quando siamo, eh, in, abbiamo forte carico, lato, abbiamo back pressure lato server. Eh, onestamente guardando la documentazione e conoscendo la documentazione di SvelteKit e conoscendo l'API di Next, diciamo che non dico che ci siamo copiati ma ce ne andiamo molto molto vicino, avranno altri nomi le varie, le varie API, però siamo, siamo lì. Non so tu che... Sì, sensazione uno usa ha avuto. il tag link, l'altro usa a perché può compilare, può trasformare. No, io ho avuto la stessa identica se sensazione. Eh, ho avuto la stessa identica sensazione e secondo me l'atto server side. Tutto il vantaggio in realtà, che Svelte in termini di prestazione può portare, lo perde perché sta comunque lavorando con un DOM virtualizzato. E chiunque abbia usato un JS DOM o simili sa quanto faccia a cagare. Chiunque ha mai fatto un test GEST sa quanto faccia quanto fa cagare que quella, quella, quella rappresentazione di DOM. Quindi. Eh, a questo punto secondo me è, è da, ma, ma così a logica poi mi piacerebbe vedere i benchmark se qualcuno nella community ce li ha per favore scelateli perché sono veramente curioso però secondo me a livello di, di benchmark potremmo essere allo stesso punto o probabilmente react potrebbe essere anche più performante perché lavorando tutto sul virtual dom potrebbe mettere da parte una certa, un certo livello di complexity nella rappresentazione del DOM. Non lo so, ho questa sensazione non è verificata, eh, anzi se avete dei benchmark, lo ripeto, condivideteli all'interno del gruppo, possiamo aprire una discussione là. So che nella community ci sono persone molto preparate su questo, quindi suona una campanella, ne parliamo, ne, ne, ne parliamo di lì. Eh sì, in realtà devo ammettere una cosa. Eh, scusate la qualità infima dell'audio, ma in montaggio, e proprio mentre montavo l'episodio, con Giorgio abbiamo visto un, um, un tweet del, del, nostro, del mio collega Jonas Galvez, che sta lavorando a un tool bellissimo che si chiama Fastify DX, e che si occupa appunto di server side rendering usando Fastify. Dove, insomma, Jonas ha fatto una serie di benchmark con Autocannon per vedere quale eh, framework era più performante. Con il server side rendering, e, e in realtà, al primo posto c'è Svelte con 4256 richieste al secondo. Eh, che sono tantissime, quindi, Svelte performante quello che vi ho detto prima è una fesseria eh, solid segue a ruota ma con meno della metà perché ha circa 2000 richieste al secondo quando ne a 4256 react sta appena sotto con 1672 e Vue con 737 quindi eh, grazie giorgio per avermi condiviso questo um, questa nota appunto sulle performance in ambito server-side rendering. C'è da dire che questo tipo di testing è stato fatto utilizzando Fastify DX e non mm, SvelteKit, quindi anche là sarebbe interessante vedere quanto performa e come performa SvelteKit eh, nel, nel server-side rendering. Vedo che il tempo sta volando, ma io ho ancora delle cose da chiederti in realtà. Eh, so che in uno degli ultimi progetti dove hai lavorato, però, non hai utilizzato Svelte, sei andato su un'altra tecnologia. Eh, qual era e perché? E soprattutto ci vuoi raccontare qualcosa in più di questo progetto? Sì, l'ultimo progetto che eh, ho seguito eh, prevedeva la migrazione da Angular a React, quindi abbiamo eh, definito assieme al cliente quali erano i sottodomini principali dell'applicazione, quindi i core subdomains, eh, per migrarli ovviamente per primo. Ci siamo fatti guidare un po' anche dalle, dalle metriche dell'applicazione stessa per vedere se c'erano delle funzionalità che non erano utilizzate. E poi abbiamo migrato a React. Ma non abbiamo migrato per pazzia, abbiamo migrato perché effettivamente l'ambiente dove dovevamo girare richiedeva eh, l'utilizzo di React. In pratica l'applicazione eh, permetteva eh, l'acquisto di servizi tramite criptovalute e la volontà del cliente era quella di eh, embeddare nel marketplace di Binance l'applicazione. Eh, mobile che permette lo scambio di criptovalute e embeddare la, la propria applicazione per far fruire agli utenti Binance dei propri, dei propri servizi, quindi poter acquistare direttamente da lì i propri prodotti. Vincolo però era quello di utilizzare o React o Vue, internamente conoscevamo meglio eh, React e quindi abbiamo iniziato questa migrazione che eh, onestamente ha portato ottimi risultati in termini eh, di business. Quindi abbiamo avuto un incremento misurato del, dei guadagni. Ti faccio una domanda, no? Allora, abbiamo detto che eh, Svelte... Ah, questa è una speculazione, voglio una tua speculazione su questo. Abbiamo detto che Svelte e sarebbe ottimo per questo tipo di contesti no? io mi immagino un marketplace che deve montare delle applicazioni e, e, e mi immagino proprio il caso d'uso tipico no? di Svelte eh, eh, secondo te perché no una questione di market sites o ci possono essere altri elementi in gioco allora io mi sono dato una risposta a questa domanda e nello specifico ehm, all'interno dell'environment dell Binance quello che si poteva andare a disegnare come applicazione eh, faceva leva sui, sull'SDK che lo stesso Binance ti metteva a disposizione. Ti metteva a disposizione tutta una serie di componentistiche quindi ti metteva eh, la input, il text, la view... La web view, quindi tutta una serie di componentistiche, eh, come se fosse un React native. Quindi sfruttando il concetto che con React si può poi avere un rendering finale custom, eh, tutto, tutto ha un senso, secondo me, su come mai hanno scelto eh, di ah, utilizzare quindi... React. Quindi praticamente tu non utilizzavi i nodi DOM, il div della situazione, l'input della situazione, utilizzavi i loro components. Esatto, esattamente. Quindi utilizzando poi i loro components che erano molto simili a quello che è eh, il DOM normale dell'HTML, però si poteva andare a costruire l'applicazione proprio grazie ai componenti che ti mettevano a disposizione. Poi chiaramente erano eh, anche customizzabili a livello di CSS e eh, avevano moltissime proprietà da poter sfruttare, però di fatto si basava su una serie di componenti che già loro avevano messo a disposizione. Ok, 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 adesso, adesso ha senso, perché dimmi se sbaglio, no? mi immagino che queste applicazioni eh, girino su diversi tipi di piattaforma, M me le immagino anche nel, nell'ambito mobile, eh, per cui là dipende un po' come è fatto il loro stack tecnologico, ma se non dovessero girare su browser o simili, sì, hanno, comunque hanno un livello di controllo maggiore, dandoti a te la possibilità di utilizzare, eh, solo i, i, i loro components e, mh, a livello di SDK tu avevi questi components ma avevi anche de dei services da chiamare, potevi chiamare dei services sì, avevo tutta una serie di, di servizi da poter chiamare per quanto riguarda il controllo del device quindi eh, geolocalizzazione giroscopio tutta una serie di, di informazioni che potevo andare a ottenere tramite API messe a disposizione dall'SDK nonché poi la più importante che è il, quello che ci serviva maggiormente che era triggerare la chiamata di pagamento all'applicazione esterna, diciamo al contenitore della nostra applicazione privata quindi tramite queste API lanciamo il trigger per la richiesta di pagamento è super, super interessante questa, questa parte per un attimo mi sposto un attimo nel, nella parte di porting, no? Cioè, voi avete migrato un'app Angular... Angular o AngularJS? Eh, Angular. Angular. A ah, React, praticamente, con solo custom components. Eh, e siete riusciti a salvare del codice? Allora, la parte di CSS siamo riusciti a salvarla pressoché tutta. Eh, per quanto riguarda la parte di HTML abbiamo dovuto fare i giusti, gli aggiustamenti corretti, quindi ad esempio se l'engif di Angular l'abbiamo tradotto in un ternario, piuttosto che il loop che in Angular stia con l'ng4 abbiamo utilizzato il map degli array, insomma abbiamo dovuto fare degli aggiustamenti, anche la stessa class dobbiamo cambiarlo con class name. Quindi tutta una serie di aggiustamenti, però sostanzialmente la parte di, di applicazione siamo riusciti a salvarla per un buon 80%. Sì, ma voi avete comunque dentro l'applicazione continuato a utilizzare i div che usava Angular? E... Sì, come, come struttura dell'applicazione, sostanzialmente sì, al netto di, di qualche fix che andava fatto o comunque funzionalità che andava tolta perché non, magari non più utilizzata, era magari un refuso, eh, visto che l'applicazione era in piedi da molto, funzionalità sopra funzionalità erano cose non utilizzate. A netto di quello però la struttura del, del DOM abbiamo mantenuto la stessa e, e abbiamo utilizzato Valtio eh, come state manager, mentre nell'applicazione Angular c'era ng Perché Valtio? Valtio perché è plain uh, JavaScript, quindi anche in un ambiente complicato come quello di, di Binance, che comunque sei all'interno di una struttura che, dove non hai controllo, essendo plain uh, JavaScript era, dava meno problemi possibili. Abbiamo avuto uh, delle difficoltà, ad esempio, con la parte di eh, Google Tag Manager, di ReCAPTCHA, proprio perché... Lo strumento non permetteva il salvataggio dei cookie, quindi abbiamo dovuto reimplementare quella parte lì eh, custom. E uno dei takeaways che ci siamo portati via da questa esperienza è sicuramente testare la funzionalità ancora prima di renderla bella e finita come clean code, provarla subito nel device finale, in modo da evitare delle sorprese che magari possono arrivare quando ormai abbiamo. Già eh, creato il codice bello che è pulito. Quick and dirty e poi refinement. Esatto. esatto. Ah, chiaro, chiaro. Bah, bah, questo, que, questa è, è, è l'approccio pragmatico, secondo me, da, da, da sposare. Spesso siamo tentati di voler fare eh, un, una PR bellissima e poi bah, qua, questa un po' per. L'effetto pavone, no? Anche coi colleghi rispetto, rispetto alla PR. Non so quanti di voi si fanno la, PR, eh, la, la code review prima di, di, con una PR in draft, prima di, di, di pubblicarla. Io lo faccio sempre. Eh, no, in realtà, in realtà questo lo, lo capisco. Da, avrei avuto modo di un po' di, 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 di esplorare anche altre app dentro lo store di Binance, ma dall'esperienza dello store di Binance eh, cosa percepisci? Secondo te c'è un mercato e c'è un mercato per quali applicazioni? Perché io guarda, da come me l'hai raccontato lo vedo un po' come il mercato delle applicazioni di, di Shopify no? Ne abbiamo parlato con Francesco eh, un po' di episodi fa cioè un qualcosa che ha un potenziale enorme, ma che non è, cioè che non è visto come, come un posto dove posizionare la propria app, ecco, diciamo. Effettivamente Binance non sponsorizza tantissimo la parte marketplace, però analizzando un po'. Eh il take -aways che aveva l'utente finale nell'utilizzo dell'app dell all'interno del marketplace stesso. Di fatto l'utente una volta che ha trasferito i suoi euro in uh, criptovalute ci ha guadagnato, se è fortunato, e quando poi deve eh, ritornare i propri, le proprie criptovalute in euro deve pagare una fee a, a Binance stesso ed è lì poi che ci guadagna eh, il vendor. Invece di andarli a cambiare in euro, li può andare a spendere nelle applicazioni del marketplace, le va a spendere direttamente in criptovalute. Così, invece di pagare la fee, si va a acquistare del, della merce tramite queste applicazioni. Quindi, secondo me, ha senso. Chiaramente, il nostro cliente già era predisposto all'acquisto, eh, al pagamento tramite criptovaluta. Eh, se ci fosse stata magari un'altra applicazione sarebbe dovuto sviluppare tutto un back-end per eh, dialogare con la parte eh, di criptovalute e blockchain quindi sarebbe stato più complicato però per lui in quel contesto aveva molto senso Molto, molto interessante. Comunque ci, ci butto un occhio, grazie. Eh, e sai, è un mondo di cui raramente ne parliamo, specie, specie qua a GitBar. E sapere che c'è un punto di connessione: no? allora, il, il, il punto di connessione solito per noi, full stack dev, è il mondo delle criptovalute e tutto ciò che riguarda eh, comunque l'utilizzo di, 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 di librerie, di! Ah. Uff. Di Ethereum uh, eh, Web3 JS eh, o come cavolo si chiama, quello è il punto di connessione. Sapere che c'è un altro punto di connessione e comunque una, una, con quella con quel mondo è una piacevole scoperta. Naturalmente, si tratta di un giardino cintato di Binance. Io non dirò cosa penso di Binance. Eh, però, diciamo, le mie opinioni saranno facilmente reperibili nel balocco che eh, andremo, andrò a, a, a dire tra pochissimi minuti. Eh, quindi, abbiamo parlato di framework, librerie e compiler front-end. Dovendo iniziare il tuo side project, oggi, cosa useresti? Sincero? So, solid perché lo voglio provare <ride> <ride> questa è la risposta più sincera che mi potevi dare la apprezzo eh, e dovendo fare vabbè non te lo chiedo mi ha già risposto dovendo fare un progetto un po' più serio e da tenere nel tempo dipende da, dal contesto in primis però un progetto serio Svelte lo vedo lo vedo un buon strumento per un progetto serio ok <ride> so, che ridi, ma te l'ho detto cioè, quando si parla di framework. Praticamente le, le, le puntate relative ai framework e alle librerie tipo sono flame generator. No? Eh, io, io cerco di essere sempre molto democristiano però quando si parla di React non riesco a esserlo, quindi... O, o, o di Primo Fronte non riesco a esserlo. Ed è un problema, sapete. Eh, io ci provo, no? Adesso la, la, la sparo grossa. Quando parlo di React, ed è un lavoro anche psicologico che sto facendo su me stesso, perché è un lato che noi sviluppatori trascuriamo, l'orgoglio della tecnologia che utilizziamo. Eh, Par partendo da questo, da questo pensiero, sto, sto provando a, a migliorarmi da quel punto di vista, io adesso ci scherzo, no? però eh, il fatto che quando guidiamo e siamo molto confidenti verso una tecnologia, noi tendiamo a difenderla a spada tratta, spesso anche quando non ha tanta ragione. Cioè io ti ho detto, sì, Virtual DOM, performance, vabbè, ma ti servono? questa è stata la mia risposta cioè come liquidare un ragionamento in 0.3 secondi eh, perché? proprio perché facciamo il motivo per cui facciamo questa cosa è mh, legato al carico cognitivo è una cosa che sto studiando questo periodo no? come gestiamo il carico cognitivo a livello psicologico e, e presto ne parlerò in uno degli episodi di GitBar e il fatto di difendere la spada tratta il proprio tool, framework, è, è, è riguarda il proteggere il carico cognitivo, il, il cervello da un eventuale maggiore carico cognitivo che probabilmente non siamo in grado o non vogliamo abbracciare, no? Anche il proprio codice, tante volte. Anche, anche, anche il proprio codice. Qual è il metodo migliore per. Eh, Riuscire a liberarsi di questo, di questo Highly opinionated, quello di giocare e di sperimentare. Certo che se hai una bambina piccola, tutto questo diventa molto complicato, ma non vuole essere una giustificazione. Eh, per cui, comunque, c'è un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi, e io in sono in primis a farlo. Che è quello di provare a liberarci del giudizio di protezione, chiamiamolo così, no? Il giudizio che utilizziamo per proteggerci. Su questo, comunque, è un piccolo teaser, presto ne parleremo in modo approfondito e dettagliato. Ma guardando l'orologio, vedo che. Come sempre, siamo ormai quasi a luglio e io non ho ancora rispettato una volta la regola che ci siamo posti a gennaio di stare dentro un'ora, ma va bene. Abbiamo parlato di robe che ci divertono e va benissimo, arriviamo al paese dei balocchi. E con tu con il paese dei balocchi. Ah, il paese dei balocchi. Quindi la mia domanda è: Giorgio. Hai qualcosa che ti fa piacere condividere? con la nostra community o la tua community allora non fosse che dai me l'avevi già anticipato e comunque dalle altre, dagli altri episodi so che c'è il paese dei valocchi e, mi sono portato due libri allora il primo è thanks for the feedback the science and art of receiving feedback well di Douglas Stone poi metteremo il link nei commenti e questo mi ha ispirato molto, nel senso che in azienda siamo consoni a darci del feedback, eh, positivi, ma eh, quelli che poi ti fanno crescere di più sono quelli eh, negativi, che ti permettono di, di riflettere, di capire come poter migliorare. Un altro invece è il Cigno Nero di Nicolas Taleb, che sto, sono in audiolibro adesso, quindi sto sperimentando anche quella parte lì. E lo voglio consigliare perché mi sta aprendo la mente verso un qualcosa che certi argomenti che non solitamente non sono da, da dev o comunque non sono nelle mie corde. Mi sta aprendo molto la mente. Bello. Beh, io per quanto riguarda il primo libro, voglio aggiungere un, o, o almeno collegarlo a un episodio. Abbiamo parlato approfonditamente di feedback nell'episodio 86 con Luca. Eh, abbiamo ragionato su come dare feedback, come ricevere feedback è probabilmente uno dei testi di riferimento che hai citato era uno dei testi che Luca ha utilizzato per, per approfondire l'argomento, quindi io rilancio con questo e, e porto i miei due balucchi, allora oggi abbiamo anche se in modo tangente parlato di criptovalute eh, io ho la mia opinione in merito alle criptovalute, anche abbastanza sad come, come si suol dire, ma anche abbastanza triste perché ho una brutta storia legata alle criptovalute Mount Gox. Eh, non so se ve lo ricordate. Cercatelo su Google se, se non sapete cos'è: eh, è un exchange che poi è saltato a gambe all'aria. Eh, e voglio portare un podcast che eh, trovo molto ben fatto, anche questo molto opinionato va bene, ma come è, com è, è giusto che sia, perché eh, fondamentalmente le nostre opinioni le costruiamo anche ascoltando punti di di diver diversi, con opinioni diverse e poi ragionandoci sopra. si chiama Bitcoin Italia Podcast, è molto ben fatto, se non ce l'avete aggiungetelo alla lista. Eh, C'è poi un film su Netflix, voglio proprio essere super light a questo giro. Eh, cerco il titolo, adesso non me lo ricordo, ma che parla del Maxi Scam di Quadriga CX. Eh, L'ho visto tipo tre giorni fa, eh, un, um, era un exchange canadese. Eh, se, se cercate quadriga CX dovreste trovarlo direttamente su Netflix e poi voglio finire con un, 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 una riflessione allegata a un, a un balocco in eh, questo periodo ho, ho avuto la percezione di aver sovraccaricato con, con la roba tecnologica e avevo il bisogno di staccare per un attimo la testa, non so se vi capita mai, no? Che pensate, 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 studiate, 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 quasi una bulimia informativa. E ci sono dei momenti che è necessario calcare reset. Io avevo un desiderio: rileggermi Il Signore degli Anelli e rileggerlo a 37 anni, che è un po' diverso di com da come lo puoi leggere a 16, no, o a 17 o o comunque alle superiori eh, con la bambina non ce la faccio però ho beccato un bellissimo audiolibro non so quanto legale su youtube in realtà pare che questo tizio abbia letto diversi libri e li ha fatto molto bene eh, e li pubblica lui quindi non so quanto legale in merito ai, ai diritti del libro però so io Me ne lavo le mani in, in un'azione del tutto Ponzio Pilatesca, però è veramente ben fatto l'audiolibro. Eh, nonostante l'odio audi, oh, che ho verso YouTube, che mi tiene la, 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 lo schermo del, del telefonino acceso a meno che io non paghi la tangente, <ride> eh, però. La sera quando vado a letto metto gli AirPods e mi, eh, e mi addormento ascoltando il Signore degli Anelli e credetemi, mi alleggerisce di brutto perché il poter andare su un altro mondo fatto insomma, come è fatto il Signore degli Anelli è tanta roba. Quindi il consiglio che vi do, visto che sta arrivando l'estate, sì, bellissime le letture tecnologiche, ma se per un attimo provate a staccare il cervello, fidatevi ne avrete indietro tanti tanti vantaggi e anche di questo ne parleremo nell'episodio sul carico cognitivo Giorgio Uff uh. <ride> Oggi. È stata o... una bella sudata, dai, oggi. Devo dire che sei un, 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 un soldato resistentissimo. Io ho provato in tutti i modi a romperti le palle <ride> e non ci sono riuscito. O almeno hai, hai risposto a tutti i colpi in, 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 maniera, in, in maniera impeccabile. Eh... No, grazie, grazie a te di, di avermi... Messo qui a disposizione questo, questo spazio e aver registrato assieme a me questa bellissima puntata. Mi eh, piaceva salutare anche gli ascoltatori, che sono sempre tanti, e tutto il gruppo Telegram che mi tiene compagnia nelle giornate. Sì, certe volte io. Credimi, ho, ho proprio difficoltà a seguire i messaggi, mi capita che sono in deep con, uh, con il lavoro e devo dirlo, in questo periodo sto smadonnando dietro Azur. Eh, <ride> e, e torno dopo un'ora e mezza e vedo 47 messaggi, 102 messaggi, 133 messaggi e dico no, no adesso come faccio? Perché abbiamo <ride> detto giusto che c'è il gruppo Telegram Abbiamo il gruppo Telegram, grazie per aver agevolato a questo punto il momentino di ricordo del gruppo. Mi raccomando, i modi per contattarci sono due: info che c'è a che sono quelli canonici, e poi c'è il gruppo Telegram. C'è 845 membri di, pura, di puro delirio, perché di questo si tratta. Ci divertiamo un mondo. Se non l'avete ancora fatto e io so che voi siete là e non l'avete ancora fatto in molti, mi raccomando, aprite Telegram, cercate GitBar Podcast e trovate il nostro fantastico gruppo, il cui ultimo post è uno condiviso da Luca, il cui titolo è Il ritorno di Monkey Island. E... Aspetta! Ma è uscito o è solo un annuncio questo? Add to wishlist Tu hai mai giocato a Monkey Island uh, The Original? Eh no, purtroppo no. <ride> purtroppo tu no. Sei però... eh. <ride> Tu sei giovane con tante G. <ride> Beata gioventù. No, guarda. Recuperalo e giocalo perché è tanta roba. Vedi, Monkey Island per ritornare al ragionamento della lentezza di staccare la testa è uno di quei giochi che è lento a morire, cioè proprio lento, e che ti costringe a staccare la testa. È veramente, veramente figo. E allora dai, detto... se esce, non mancherò di, di provarlo, Top sì ci dobbiamo organizzare e fare un, un commento su questo Giorgio io guardavo l'orologio sono le 10 e 10.30 della sera e io non ho ancora cenato però questa volta mia moglie non mi ha fatto nessun segnale con le tapparelle dalla <ride> cucina quindi eh, vuol dire che non è ancora pronto ma eh, prima di salutarci io ringrazio Giorgio grazie davvero a nome mio ma anche dei membri della nostra community che si sono deliziati con questa piccola fight eh, <ride> divertente sì. tra di noi eh, grazie davvero per, per essere venuto a raccontarci la, le, le tue esperienze ti ricordo come com facciamo spesso che ehm, GitBar è casa tua e questo lo sai bene, quindi quando hai qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante da condividere con la nostra community contattaci, noi siamo qua e siamo pronti ad accendere i microfoni e a farci un'ulteriore chiacchierata. Prima di lasciarci ci ricordi al volo i tuoi contatti? Potete trovarmi su Twitter, il mio handle è eh, Giorgio boa oppure su LinkedIn cercando semplicemente Giorgio Boa. Detto questo, io rinnovo il ringraziamento a Giorgio. Vi do appuntamento alla prossima puntata giovedì prossimo. In realtà, spero giovedì, io di solito vado un po' lungo con i montaggi, però spero giovedì prossimo. Eh, detto questo, alla prossima! Ciao! Ciao ciao a tutti! Bar, il circolo dei full stack developer. Una volta a settimana ci troviamo davanti a due birre e con Brain Repo parliamo di linguaggi e tecniche di sviluppo web, di metodologie e di strumenti immancabili nella cassetta degli attrezzi dei full stack dev.